Buongiorno, questa che sta per andare in onda è la prima edizione del TG Melito, un nuovo servizio che questa emittente mette a disposizione dei cittadini dell'area grecanica e della provincia reggina. Un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì che metterà a fuoco le notizie di vari avvenimenti che si succederanno nelle nostre zone. Sarà la nostra un'informazione a 360 gradi, libera da qualsiasi tipo di condizionamento, corretta e ci auguriamo anche efficace in taluni casi. Il sabato poi, sempre alle ore 14, faremo un riepilogo delle notizie più importanti della settimana. Prima di iniziare, un grazie particolare a tutto lo staff dell'emittente che ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso stimolante, ma anche di grande responsabilità. E veniamo alle notizie della politica che ci giungono da Reggio Calabria, il coordinatore di Nuovo Centrodestra. Grande Reggio lancia la candidatura del presidente di Union Camere Calabria a sindaco della città dello Stretto. È esclusivamente dettato da un vincolo d'amore verso la sua città. L'impulso motivato ed emozionale che ha spinto il presidente di Union Camere Calabria a candidarsi a primo cittadino di questa Reggio, che vuole divenire capitale metropolitana della regione e scrollarsi di dosso quel castigo del destino che l'ha vista vittima di poteri e di male sorti politiche. Lo afferma il coordinatore del Nuovo Centrodestra Grande Reggio, senatore Giovanni Bilardi. Lucio Dattola appartiene a quella società civile e delle professioni che persegue il libero pensiero, che concorre all'economia locale, che non può divenire prigioniera di logiche degenerate per determinazione caratteriale e d'autonomia ed onestà intellettuale. È una scelta di campo, continua l'esponente del Nuovo Centrodestra, quella che abbiamo condiviso insieme agli altri autorevoli partners di coalizione. Una scelta per la città che andasse oltre gli schieramenti, individuando il sindaco di tutti, o almeno di coloro, la maggioranza dei reggini, che anelano una stagione di saggezza e di indirizzi di sviluppo finalizzati al benessere civico ed alla gradevolezza residenziale. Il nuovo centrodestra, ha continuato il coordinatore della Grande Reggio, senatore Giovanni Bilardi, è fiducioso che la maggioranza dei reggini, i moderati del centro e della destra, con la serenità di giudizio che contraddistingue chi sa discernere oltre le urla e non ritiene che il nuovo sia esclusivamente espressione della giovinezza anagrafica, sapranno individuare nel candidato sindaco Lucio Dattola l'uomo giusto per questa stagione della politica locale, che vuole e deve misurarsi non con una qualsiasi stagione della politica, bensì con il tempo della ricostruzione amministrativa nel segno del rigore e della concretezza municipale. E ieri mattina Nancy Iachino, candidata nella lista del Partito Democratico a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Falcomatà, ha organizzato un incontro con i cittadini di Paterniti, frazione di Pellaro, all'estrema periferia della città, tanto che per metà è comune di Motta San Giovanni. Insieme hanno ascoltato le esigenze della gente e preso visione dei problemi presenti sul territorio. Per arrivare alla strada è piena di buche ed è stretta, a stento passa una macchina, manca anche l'elettricità. Vi sono problemi di linea telefonica e di ADSL, manca l'illuminazione pubblica e il ponte che collega Paterniti con i paesi vicini e con il vicino castello di Sant'Aniceto nel comune di Motta San Giovanni non è stato mai ultimato. Bisogna toccare con mano tutti i territori, dice Falcomatà, per conoscere le prospettive di sviluppo anche turistico, dato che il potenziale qui non manca. Per poter fare questo dobbiamo lavorare insieme. Non lasciamo che siano gli altri ad occuparsi di politica, iniziamo a non delegare altre persone. E veniamo alla nostra cittadina, Melito Porto Salvo. Grande interesse ha suscitato la presentazione del nuovo sistema del Targa System in dotazione ai vigili melitesi che è in vigore in 25 comuni italiani. Si tratta di una telecamera particolare, costata al comune 10.000 euro e dotata di infrarossi, capace di leggere le targhe dei veicoli e di inviare entro 3 secondi i dati ad un sistema che effettuerà i dovuti controlli, assicurazioni, furto e revisioni.
Targa System è già attivo da qualche giorno nel nostro comune ed ha portato il corpo municipale ad effettuare controlli su 480 veicoli, tra i quali sono stati trovati 22 senza revisione e 18 senza il tagliando dell'assicurazione. Ascoltiamo adesso, a margine della presentazione di questo tecnologico sistema, l'intervento del comandante della Polizia Municipale di Melito Porto Salvo, Antonio Onofrio Laganà. Il Targa System è un dispositivo che forza 25 comuni momentaneamente. È uno strumento che, grazie a una telecamera, permette di leggere in tempo reale le targhe dei veicoli e, con un tempo di reazione di 2-3 secondi, comunicare a un computer portatile mobile che appunto riesce a rilevare varie anomalie, tra cui se il veicolo è sprovvisto di certificato assicurativo, se è rubato, se non ha la revisione, addirittura se è già sottoposto da parte di un altro organo di polizia a fermo amministrativo. E veniamo alla pagina sportiva. Dopo la sconfitta nel derby con il Messina di venerdì scorso, la Regina ricomincia a preparare la gara di Lecce. L'analisi comunque va fatta in maniera attenta ed approfondita, perché è assolutamente vero quanto detto a caldo ed in questi giorni. La Regina è stata beffata sull'unico tiro in porta subito, ha mostrato superiorità netta sul piano del gioco, dell'organizzazione e della qualità dei singoli, ma ha perso nella giornata in cui la vittoria avrebbe cambiato tantissime cose, o meglio, dato seguito ad un cambiamento già in atto, fatto di ritrovato entusiasmo, risultati e coinvolgimento. Eventuali progressi si potranno verificare già dalla prossima partita contro il quotato Lecce. Da questo confronto si potrà pure capire se l'amarezza per la sconfitta subita nel derby è stata completamente assorbita. Entusiasmo, partecipazione e quella voglia evidente di ricreare il feeling tra squadra e città. Nella splendida cornice dell'Arena dello Stretto, gremita in ogni posto, la Viola Basket si presenta alla città e lo farà in grande stile. Molto spazio ed entusiasmo è stato dedicato alla presentazione della squadra. Il presidente, neopresidente Giusva Branca, dice: «Volevo ringraziare la città per il sostegno che ci sta dando. Dobbiamo riapproparci delle nostre cose, coccoliamole e difendiamole, perché, come già accaduto in passato, possiamo ripartire meglio di prima. Sarà una stagione impegnativa ed esaltante ed il nostro obiettivo sarà quello di ricreare quel feeling tra la squadra e la città». Dopo il brevissimo intervento del presidente, la squadra singolarmente è stata presentata al pubblico. E veniamo ai risultati dei campionati di interregionale, di Serie D e di Eccellenza. La seconda giornata di campionato, quello svolta ieri, ha visto Acragas Gioiese 1-0, Battipagliese Interreggio 0-0, Due Torri Marcianise 1-1, Leonfortese Agropoli 2-0, Neapolis Tiger Brolo 0-1, Noto Montalto 0-0, Roccella Orlandina 3-3, Sorrento Batterende 2-1, Torre Cuso Frattese 2-1. In classifica l'Acragas in testa con 6 punti, seguita da Interreggio, Montalto, Roccella, Marcianise e Torre Cuso con 4 punti. È iniziato anche ieri il campionato di Eccellenza calabrese, questi i risultati e la relativa classifica. Brancaleone Paolana 0-1, Corigliano Gallico Catona 2-2, Isola Caporizzuto Bocale 1-1, San Biase Palmese 1-4, Scalea Guardavalle 1-0, Sersale Castrovillari 2-1, Taurianovese Agri 0-1, Vibonese Cutro 2-1. La classifica: Palmese, Vibonese, Sersale, Paolana e Scalea 3 punti, Corigliano, Gallico, Bocale e Isola Caporizzuto 1 punto, Castrovillari, Cutro, Brancaleone, Guardavalle, Taurianovese e San Biase 0 punti. È tutto per questa giornata. A domani e buon proseguimento di programmi con Telemelito e Telebova Marina.